Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Maraciulli e sto svolgendo il dottorato nella sede di Pisa dell'Istituto Nazionale di Ottica, che si occupa in senso lato di interazione fra luce, prevalentemente da sorgenti laser, e materia. Nella sezione di Pisa ci occupiamo prevalentemente di studiare atomi ultrafreddi con trappole ottiche, oppure accelerazione laser plasma di elettroni, qualcosa di relativamente nuovo nell'ambito della ricerca, che consiste nell'accelerare particelle cariche sfruttando l'interazione di fasci laser ultra intensi ed ultra corti con bersagli solidi o gassosi. Nel mio caso in particolare mi sto occupando di sviluppare un sistema ottico che permetta di generare un treno di impulsi, ossia una sequenza di impulsi ultra intensi ed ultra corti che vanno a generare all'interno di un bersaglio gassoso una condizione particolare di eccitazione di plasma che potrà essere sfruttata in futuro per creare fasci di elettroni di qualità superiore a quelli che si ottengono oggigiorno con l'accelerazione laser plasma. Consiglio a tutti quelli che prevedono di laurearsi in fisica o in qualsiasi altra materia scientifica di guardare al mondo della ricerca, perché è sempre pieno di nuove opportunità e sfide. Riguardo le sfide, ogni esperimento porterà sempre con sé degli imprevisti che bisognerà ingegnarsi di superare, quindi ci sarà sempre uno stimolo continuo a fare sempre di più quando le cose vanno bene o a riuscire a fare meglio anche quando le cose vanno male. Poi c'è anche l'interazione sociale che non bisogna trascurare, perché ci sono molte occasioni di avere contatti con altri colleghi, visitare altri laboratori, fare conferenze in giro per il mondo. E quindi si è sempre stimolati a continuare questo percorso, a scoprire sempre di più, e poi c'è comunque il fascino della scoperta, di andare a cercare qualcosa che nessuno ha mai visto, studiare un fenomeno poco conosciuto, far luce su aspetti ancora poco chiari alla comunità scientifica, e anche divulgare i risultati ottenuti e far appassionare la scienza alle nuove generazioni, proprio come sto facendo in questo video. Buonasera a tutti.